tutti. Allora Roberto, oggi è una grande giornata internazionale per Globe Todays. Ho il piacere di presentarti Alessandro Mancini, che è sbarcato da Dubai da pochissimo e ci parlerà ovviamente del nuovo Expo che c'è a Dubai in questi giorni, l'Expo 2020, anche se siamo nel 2021, perché l'Expo si è rinnovato e ha fatto magie, e Alessandro oggi sarà proprio qui per parlarne con noi e di farci scoprire anche tutti i padiglioni che Alessandro ha visto proprio dall'interno e anche perché. Alessandro, che bello, come si sta a Dubai? Ah, devo dire che si sta molto bene, anche se fa ancora un pochino caldo, però insomma incomincia il clima piacevole. Okay. E com'è l'atmosfera a Dubai? Ce n'è gente? C'è tanta gente? Già allora, partita la grande? C'è molta gente, ci sono molti turisti. Devo dire che il primo giorno dell'inaugurazione, che mi sono recato il 1° ottobre, c'era, devo dire, un numero morigerato di visitatori, però trovo che sia anche abbastanza normale, in quanto, come succede in tutte le Expo, il picco dei grandi visitatori, dei grandi numeri, come la nostra che abbiamo avuto a Milano, si avvengono negli ultimi 2 mesi dell'Esposizione Universale, però diciamo che è partita molto alla grande, con delle opere imponenti e sicuramente con uno straordinario setup e anche il numero dei partecipanti. Infatti parliamo di 192 paesi contro 141 che erano a Milano, quindi comunque una mole di paesi molto maggiore, ed è sicuramente sempre stimolante e interessante vedere tante culture messe insieme. Perfetto, te l'avrei fatta la domanda di quanti sono i paesi. Mi hai preceduto, quindi bene così. Invece, visto che abbiamo parlato, abbiamo introdotto i numeri, un'altra domanda sui numeri te la faccio. Tu hai fatto un qualcosa che si chiama 30 più 9. Io di matematica sono abbastanza bravino. 30 più 9 per me è 39, tu invece 30 più 9, perché? 30 più 9 perché abbiamo fatto una gara con i miei soci, quindi con lo studio Mosae e con Matteo Gatto e Associati come studio d'architettura Beyond the Limits, che sta direttamente a Dubai, e abbiamo preso in primis 30 padiglioni assistiti, quindi praticamente padiglioni che sono convocati alle Expo, e dove lo stesso organizzatore mette a loro disposizione un team di creativi o un team di liaison diplomatica, che è quello di cui mi sono occupato io in prima persona, e anche di Perfetto. ingegnere. E quindi abbiamo preso i primi 30. Dopodiché si è rivelato a metà dell'opera che c'erano altri 9 padiglioni da fare, e sono 9 padiglioni invece che sono un attimino differenti. Vengono chiamati CYP, che sono Country Young Program, e quindi con le università locali di questi paesi, chiaramente abbiamo fatto un lavoro a braccetto in modo da capire come comunicare e cosa realizzare per il loro paese. Questi paesi, in particolar modo gli ultimi 9 che abbiamo citato, sono lo Sri Lanka, lo Zimbabwe, il Myanmar, il Malawi, San Marino, Djibouti, Suriname, Saint Kitts and Nevis e in Grenada. Gli altri, che sono davvero tanti, spaziano praticamente dalle isole Salomone fino ad arrivare praticamente al bacino dei Caraibi, ma veramente moltissimi paesi, passando dal Laos, dal Madagascar, dal Nicaragua, quindi veramente tantissimi paesi molto differenti, con i quali durante i mesi di gennaio, febbraio abbiamo avuto delle interlocuzioni molto, molto serrate per capire come avrebbero partecipato a questa Expo, per raccogliere le idee, dargli una creatività e poi una messa in piano di quello che è stato il loro padiglione, che ora è realizzato e visitabile. Mi sembra di capire, Alessandro, che l'Italia quest'anno abbia davvero lasciato proprio la propria impronta nel mondo, sia a livello sportivo che a livello veramente di creatività, come stai facendo tu e il tuo pool di persone che collaborano, di aziende che collaborano. Cioè, voglio dire, questo paese italiano così martoriato in questo periodo da tutti questi eventi che non voglio neanche nominare perché dobbiamo essere positivi e dobbiamo pensare al futuro. E veramente però ha de delle persone come te, come i tuoi collaboratori, come gli sportivi. Adesso vi metto un po' tutti insieme. Ma non solo, l'Italia è l'Italia, noi abbiamo le cose più belle del mondo, e quindi chiaramente è anche Certo. abbastanza facile ad avere un padiglione straordinariamente bello, tra l'altro fatto dal mio socio e collega Matteo Gatto, che ha creato lo shape out di quello che praticamente è il padiglione Italia negli Emirati, con una rassegna eventi meravigliosa selezionata da Marianna Tantillo, mia ex collega in Expo
2015 lei si occupò direttamente di portare Cirque du Soleil, quindi chiaramente con un grandissimo expertise. Poi abbiamo un commissario che è Paolo Glisenti, che è una persona veramente molto preparata, che ha scelto armonicamente una serie di eventi e di contest all'interno del Padiglione Italia che non possono che lasciare esterrefatti i visitatori. Guarda, io spero, Alessandro, che tu ci concederai come giornale, ma anche per i nostri, chiamiamoli ascoltatori televisivi in questo caso, e ogni tanto da Dubai, visto che dura 6 mesi, qualche pillola. Sì, assolutamente. Noi fondamentalmente, io e i miei soci, ogni 15 giorni/20 giorni saremo a Dubai, quindi fare anche una chiamata in diretta col cellulare, che tanto ormai funziona dappertutto, possiamo fare chiaramente dei collegamenti, scoprire magari qualche padiglione insieme, vedere un po' com'è la situazione locale. Come no, guarda, qualche pillola di anche dei padiglioni, di questi 39 padiglioni o 30 più 9, come preferisci, da far vedere davvero la vostra creatività, il vostro lavoro, dove sta portando e via dicendo. Volentieri. E quindi questo è molto bello, questo è molto positivo, è un bel segnale, un bel messaggio che diamo per il futuro, no? per rinascere in qualche maniera. Una domanda ancora su questo: 30 più 9 c'è il rischio che diventino 30 più 10 più 11 o ci siamo stabilizzati? Ormai i giochi sono fatti. Esatto, infatti la Expo è aperta, quindi per 6 mesi garantirà lo stesso scenario a tutti i visitatori. Il BI ha delle regole molto chiare riguardo il Bureau des Exhibitions, ha proprio delle regole molto chiare: dal primo all'ultimo giorno tutte le persone devono poter fruire dei medesimi padiglioni, dei medesimi servizi e delle medesime cose all'interno del biglietto. Quindi rimarranno 30 più 9 e incominciamo a guardare con grande buono spirito di viaggiatori italiani, stiamo già guardando all'Expo di Osaka 2025. Siamo già proiettati in avanti, sperando che il 2025 sia davvero il 25, la data, e non rinviata. Noi per motivi che sappiamo. Restiamo positivi in questo periodo. Siamo partiti positivi, esatto. Continuiamo positivi. Nonostante tutto, nonostante questa difficoltà di viaggiare, cosa che io facevo in continuazione con Expo Milano 2015, dove ero il direttore commerciale, il direttore praticamente che ha portato poi 23 milioni di visitatori, devo dire, fatto è successo, complimenti. È successo con grande fatica, abnegazione di tutto il team, però devo dire che in questo caso fare una Expo sempre collegato in video è stata un'emozione diversa, perché chiaramente non potendoci recare nei loro paesi a causa delle restrizioni che abbiamo vissuto, è stata comunque un'esperienza molto sfidante, molto differente farlo attraverso un video e fare pochissimi viaggi per consolidare questi padiglioni. Senti, siamo molto curiosi, qualche domandina proprio veloce, cioè differenze, noi ci aspettiamo, Milano era già una bellissima cosa, molto tecnologica, molto moderna, molto innovativa, Dubai supera questa cosa qua, cioè continua? No, non c'è dubbio, è un continuo di Milano 2.0, ricordiamoci che è 4 volte più grande, è veramente immenso, il sito espositivo è molto bello, ha delle tecnologie chiaramente con 5 anni di futurismo rispetto a Milano, e chiaramente anche un impegno economico dove sicuramente non si sono badate a spese per determinate strutture che, come si pensa, probabilmente rimarranno anche permanenti dopo la Expo. Vedremo cosa ci faranno con queste strutture permanenti, collegandoci sempre a quando termina un Expo che mette in gioco tantissime valori in tutti i sensi. Un'altra curiosità ancora, poi magari ti lascio spazio a darci anche qualche chicca, qualche curiosità, perché siamo curiosi, noi qui siamo curiosi, quindi ci avviamo all'autunno, voi quando tornate là ogni 15 giorni avete l'eterna primavera, quindi qualche curiosità la vogliamo sapere. Ma un'ultima domanda, sempre collegandoci a questo ponte tra Milano, dove eri già protagonista, a questo dove accelera il tuo protagonismo insieme al pool dei tuoi colleghi, delle aziende che collaborano con te, c'era un simbolo, l'albero della vita, l'abbiamo già parlato, c'era il payoff, diciamo la frase magica sotto il titolo, che era nutrire a Milano, nutrire il pianeta, energia per la vita. Adesso mi sembra addirittura che siamo un passo più avanti come obiettivi a livello mondiale. Quindi hanno vinto proprio la candidatura con un tema differente, che è Connecting Mind, Creating the Future, quindi praticamente tutto quello che saranno le future tecnologie che connettono persone e menti da tutto il mondo, quindi un tema molto interessante. Io l'ho trovato veramente ben rappresentato da colei che si sta candidando alla Expo del 2030, cioè la Russia. Ha fatto un padiglione secondo me meraviglioso, con una tecnologia
incredibile all'interno, e senza fare spoileraggio, ci sono 6 minuti circa di spettacolo interno dove veramente c'entra il tema e fa vivere delle emozioni che nascono dall'interno dell'uomo. Quindi non è più la macchina che sorpassa l'uomo, ma la macchina non ci sarebbe se non ci fosse la creatività e il cervello di un uomo. Quindi Assolutamente. l'ho trovato di una bellezza e di un'eccezionalità che veramente mi ha colpito moltissimo. Quindi ad oggi devo dire che il tema più centrato che ho visto in questo momento, da quello che è stata la visita dei miei padiglioni che ho fatto, la Russia mi ha colpito particolarmente proprio per coerenza al tema che hanno scelto. Bellissimo quello che dici, e peraltro hai già fatto 2 passi in avanti di 10 anni, te lo dico perché siamo passati da Dubai, da Milano, Dubai, adesso siamo passati cos'è, Osaka mi pare la Osaka prossima, 2025 e ora Osaka 2025, aspettiamo la candidatura di, ricordiamoci che c'è anche Roma, tra le candidate, Roma 2030 oppure Mosca 2030, Riyadh 2030, sono le prime 3 candidate che andranno a battersi per avere l'esposizione universale nel loro paese. Quindi vediamo. Comunque l'esposizione universale, io che l'ho fatta in maniera più modesta che te, insomma, in qualche modo però è veramente una cosa che ti rimane nel cuore. Rimane Quando nel tu cuore, riesci a ma vivere insieme a tutto il mondo praticamente, in sì, quei 6 mesi conosci il mondo. non solo per noi, chiaramente non sono solo quei 6 mesi, ma sono 3-4 anni di lavoro anticipato dove praticamente viviamo con quel mondo, andando nel loro mondo, tentiamo di portare quello che è poi questa visione di un'unità e di pensiero sotto un tema unico e quindi far convergere paesi anche molto distanti che diventano vicini, vicini di casa. Assolutamente, sì. Quindi il mondo è davvero piccolo, no? Quando si dice che il mondo è piccolo, alla fine. Senti, io Assolutamente. al di là di tutto, se hai qualcosa da raccontarci riguardo sempre alla tua attività, ma ci hai già spiegato cosa fate e quindi non resta che chi va a Dubai a vedere questi 39 padiglioni, mi auguro veramente che ogni tanto ci darai qualche chicca e qualche immagine all'interno di questi avvenimenti, di questi spettacolari, come posso dire, padiglioni, chiamiamoli così, e quindi sei sempre più che ospite, sei praticamente un inviato in qualche modo, che si dice. Quindi se tu vuoi aggiungere qualcosa, io al momento, come primo collegamento, io direi, no? In qualche maniera, ci siamo tolti delle curiosità, in Certo, qualche modo. quello che sappiamo è che ne vale la pena andare praticamente in questo momento a Dubai, ne vale assolutamente la pena conoscere un mondo diverso, una esposizione universale differente, vale assolutamente la pena proprio perché comunque è realizzata con delle tecnologie e delle mission che sono veramente gradevolissime da vedere, quindi non è nemmeno troppo lontano. Dubai è un periodo piacevole, si può tornare a viaggiare e quindi perché no? Quindi in questo momento mi sento di dire solamente questo. Per il resto, chiaramente molto volentieri accolgo la tua richiesta, ci sentiremo E noi siamo quando felicissimi di possiamo. questo e quindi daremo delle chicche qui anche noi in diretta o appena registrate a chi ci legge e che se hanno qualche curiosità ce la diranno, io te la Certo, giro, certo. curiosità del pubblico e via dicendo. Al momento direi che io ti ringrazio davvero anche perché sarei stanco, comunque sì, il viaggio è durato qualche ora, avrai da fare, ho visto che quando sei arrivato avevi già Certo. i telefoni cellulari che squillavano, quindi abbiamo approfittato della tua veramente professionalità e della tua gentilezza su questa cosa qua. E ringrazio anche Elisa, perché è sempre lei che fa da tramite, trade union di tutte queste cose qua. E direi che possiamo salutarci al momento dando appuntamento alla prossima puntata, come si Va direbbe, bene, ok? molto volentieri, io vi ringrazio entrambi e alla prossima, allora, magari direttamente da Dubai. Ok, ciao Elisa. Grazie mille.